sappiamo che spogliatoio numero 8 è quello che comanda e dopo andiamo avanti. Spogliatoio numero 8! Presentazione sotto le stelle e davanti le griglie fumanti per la Pallamano Trieste. Dopo la prima vittoria contro il Romagna nella giornata conclusiva del torneo di Rubiera, vernice in sagra nel parcheggio del Palachiarbula per la formazione che disputerà il campionato di A-Gold. Se solo penso più o meno un anno fa di questi periodi, non sapevamo nemmeno se avremmo potuto partecipare al campionato, iniziare il campionato in Serie A2. A distanza di neanche un anno, non solo abbiamo terminato decorosamente il campionato in Serie 2, ma siamo anche stati, abbiamo avuto l'opportunità che la federazione ci ha dato con una wild card di partecipare al massimo campionato. Quindi abbiamo allestito una squadra che a mio giudizio, lo dimostrerà sul campo, ma a mio giudizio sarà in grado di competere ad altissimo livello. Ambizioni anche nella massima serie, insomma, per la squadra di Freddy Radojković, raccontata dallo storico duo dei Bandomat, Leo e Jerry Zanier, con più di qualche incursione nel loro vasto repertorio musicale. Da Piran e Soleforz tra i giocatori più attesi, oltre ai tanti talenti cresciuti nelle giovanili biancorosse e al neocapitano Jan Radojković. Sì, mi hanno dato questo compito dopo tanti anni di Visintin. Doveva essere Pernic qua, però si è fatto male per sua sfortuna o per... vabbè, ho preso questo ruolo come più anziano della squadra ormai dopo tutti questi anni. Vabbè, sicuramente una cosa che all'inizio non pensavo, però dopo 15 anni che sono qua ormai... è arrivato anche questo momento. Prosegue anche la campagna abbonamenti nelle sedi del Ticket Point di Corso Italia e al Bar Capriccio. Quanto alla preparazione, si prosegue a testa bassa al Palachiarbula in vista dell'amichevole di mercoledì con il Coopera, la Bonifica Arena di Capodistria. Altro test fissato invece per il 31 agosto in casa contro il Belluno. Il tutto in preparazione della prima di campionato a Chiarbola contro il Conversano fra 3 settimane. C'è grande attesa per tornare a calcare il parquet della massima serie, come spiega il pivot nonché vice capitano Massimiliano Di Nardo. Siamo ai nastri di partenza, oggi siamo qui riuniti per la presentazione della squadra e vediamo di fare il meglio in questa stagione che sta per partire. Oltre alla Pallamano, forza Isola! Forza Isola, che è la mia città, che mi ha cresciuto, il mio club, però nel cuore oramai da un paio d'anni c'è solo la Pallamano Trieste.